Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino dei frati minori cappuccini con un nostro osservatore, Subirù. Ciao Subirù, ciao. Oggi qui con Beata Te Pietrelcina perché vogliamo raccontarvi. È andato via Subirù, non gli piacciono le nostre storie. Per raccontarvi il Padre Pio, ovvero frate cappuccino, con questa misteriosa malattia. Sappiamo che questa strana malattia ha portato il giovane frate cappuccino, a stare a casa, ma non solo Pietrelcina, anche Piana Romana. Infatti, quando andava in campagna, portava con sé un libro di preghiere. Un bel giorno mise il libro aperto sotto un albero e con le braccia, come quando si dice la messa, si allontanava tanto fino a quando il libro si vedeva poco e leggeva tanto bene come se il libro stava davanti a lui. Le persone che lo vedevano si meravigliavano e ci ridevano sopra. Quasi credevano che facesse una pazzia. Dopo la preghiera, durata diverse ore, si recava dalla zia Daria Scocca per rifocillarsi. E altro non voleva che un po' di formaggio e un piattello di verdura. Mangiava tanto poco e tutti i cibi leggeri che poi si sedeva davanti alla masseria. Nelle ore buone, quando i contadini si rinfrancavano anch'essi delle fatiche e respiravano al fresco, la presenza di Padre Pio faceva loro ricordare che c'era anche un'anima da curare. Quei vicini della zia lo desideravano tanto quando andava in campagna e si mettevano attorno a Padre Pio per ascoltare quei bei consigli e quelle belle parole. Gli domandavano: Padre Pio, che ci vuole per salvarci l'anima? È tornato Subirù. E lui rispondeva: un pater, un'ave e gloria, detto bene, e non 100 che restano per la fune e poi cadono giù.